si viene a salutare Firenze, lo faccio accomodare, facciamo accomodare il Benedetto XVI, o il, come chiamarlo, Ratzinger, Papa Vescovo Emerito, sì, così. Capisci che è un confronto napoletano ragazzino, allora penso. Calmiamo, prego, guardi, penso che i fedeli, ah ovviamente il chierichetto con lui, penso che non c'è nulla da ridere, il cardinale è Exorci! Un attimo, senta, io sappiamo che lei viene comunque spesso, è venuto da queste parti, quindi le chiederei un po' per rompere il ghiaccio e cercare di fare anche un'intervista un po' inedita. Sua Santità, che cosa ha mangiato stasera? Exurgi Santitatem sua, idior approbationem magister extremus, vigente canto maliendo percepito, divini ecclesiae. Exurgi Santitatem sua, tibior approbationem magister extremus, vigente canto malenum percepitum divine ecclesiae. Ma lei... Glielo puoi spiegare tu a questa massa di miscredenti che si risponde con amen? Mi metto nei vostri panni, non l'avevo capito più. Amen. Exurgi Santitatem sua, divior approbationem magister extremus, vigente canutum alienendo percepitum divine ecclesiae. Amen. Rogatoris vigatur viegit antobis nobis, et maledizionem cieli, coordinatum con consensium sine vacatio magistrale, sibi dicenda gratia. Amen. Penso che a questo punto si è giunta chiara dal cielo l'intimazione a voi fedeli su quello che giungerà nel futuro. Allora, mi dica, io veramente adesso faccio molta fatica. Bene, ha dato le sue benedizioni, il pubblico ha risposto, i fedeli hanno risposto. Ora inizierei. Io penso che tutti l'abbiano vista, sa? Non credo che siano qui a guardare il banco bianco dietro lei. Senta, ora io le chiederei, permette la sua agio, che cosa ha mangiato? Basta con le stragi, basta con le violenze, basta con l'odio in Iraq. Sua Santità, io credo che lei il cardinale, il vescovo, il dimissionario, qua insomma crede probabilmente, avendo a che fare con il pubblico giovane, di essere piuttosto divertente, quindi ci fa le battute. No, insomma, ci dica come si prepara una pasta con le stragi, allora. Io parlo, tu devi preparare una pasta asciutta, no? Certo. E come la prepari? Prendo una pentola, la riempio d'acqua, la metto sul fuoco, dopo un po' ci metto del sale, la lascio, la porto a bollore l'acqua, quando l'acqua bolle ci metto dentro della pasta che ho comprato precedentemente supermercato, dopo 8, 10, 11 minuti a seconda la scolo e la metto in un po' di sugo, la condisco con del sugo. La pasta con le stracci, la pasta con le violenze si fa nella stessa maniera, solo che al posto del succo ci vanno le stracci, oppure le violenze. Exurgi Santità! Senta, cardinale, per favore, la pregona. Ecco, non è una. Senta, piuttosto, cerchiamo di andare avanti con l'intervento. Io penso che l'abbiano vista, il cardinale è piuttosto vanitoso, quindi cerca le macchine fotografiche. Senta, benissimo, senta, Sua Santità, la chiamerò così, così penso che non possa sbagliare. Ma parliamo un po' della sua vocazione, dove nasce la sua vocazione? Dove è la mia finestra? Sua Santità, siamo oltre Isarco. È già tanto che abbiamo un tetto sulla testa. E perché non abbiamo
abbiamo fatto a Cries. Pasta con le stracci. Santa, c'è crisi, il comune ci fa esibire dove un po'. Senta, dove nasce la sua vocazione? Io non parlo senza la mia finestra. Allora facciamo così, il cerchietto può andare, io farei entrare il gobbo con quello che abbiamo trovato, perché eravamo preparati, questo poteva essere un problema, quindi se può entrare il gobbo per favore, quello che ci può sembrare un balcone o una finestra. Vieni gobbo, vieni. Sì. Mi avete per caso preso per Papa Francesco? A me non piace stare vicino agli handicappati. No. Che fatica, senta, noi non è che, insomma, non badi a... Sì, non le fa niente, non badi a quel deficiente, noi lo facciamo per un'opera, lo facciamo esibire per un'opera di bene. L'unica opera di bene sarebbe sopprimere. No, cardinale, se ne vada, dopo se ne vada, non No. Oh mamma mia, fa benissimo le stracci. Senta un attimo, sua santità, vescovo emerito, papa e missionario, senta, la prego, è una domanda molto semplice. Dove nasce la sua vocazione? Era il 41. Anni belli quelli. Si poteva ancora sparare ai sovietici senza sentirsi troppo in colpa. Ed io ero caporal maggiore della seconda divisione del capo di Berlino, mandato a difendere i territori orientali del glorioso Terzo Reich. Era obbligato. Perché c'erano i primi partigiani polacchi che volevano riprendersi la Polonia. E io nel bel mentre di una routinaria decimazione. Era obbligato che non si dica in giro. Mi sono ritrovato a puntare il fucile contro un ciofane di nome Karol. A quel punto si è aperto il cielo, è sceso il signore e mi ha detto: Josef, non sparare a Karol, lui sarà il prossimo papa. È terribile, lei che cosa ha fatto? Va bene? Non sparo, ma quello dopo devo essere io. Basta con le stracci. Cardinale, venite a prendere, molto stanco. È molto stanco. Dopo! Non è...